Ciao, sono Attilio Cordallo di laurearsilavorando.com e in questo video voglio rispondere alla domanda di uno. Non è una propria domanda in realtà, è un più un'affermazione e una disperata ricerca di aiuto. Di una studentessa che mi scrive: Attilio, guarda, sono a 3 esami dalla fine, però mi manca proprio la voglia di studiare. Ma come avete fatto voi e come posso fare io a chiudere il mio percorso universitario? E voglio rispondere proprio facendo un video, perché credo che possa aiutare altri studenti universitari come lei, o che si trova in situazioni molto simili a quella sua. Se mi stai guardando da YouTube, mi raccomando, iscriviti a questo canale, Laurearsi Lavorando, perché diamo tante informazioni gratuite per studenti universitari, quindi per aiutare a migliorare il loro percorso e poterli fare lavorare velocemente con voti alti, che è un po' il nostro desiderio per tutti gli studenti universitari lavoratori. Se invece mi stai seguendo da Facebook, mi raccomando, metti like, commenta e condividi questo video con altri studenti lavoratori come te. Andiamo a rispondere, insomma, alla domanda di questa studentessa, questa disperata ricerca di aiuto. Mi chiede appunto: Attilio, ma come faccio? Io sono a 3 materie dalla laurea, mi sento proprio oppressa dagli esami, dalla preparazione, non ho magari neanche più voglia di toccare i libri. Allora, puoi seguire in realtà due specifiche direzioni, due specifiche prospettive che io ti consiglio assolutamente di prendere in considerazione sempre ogni singolo giorno di preparazione delle tue materie, perché è fondamentale che tu lo faccia, è fondamentale che tu inizi a metabolizzare questa cosa qui, perché sicuramente ti aiuterà nei momenti di crisi, ti aiuterà in questo momento, ma anche se te lo porti indietro come principio nella vita. La prima cosa in assoluto che devi ricordarti sempre è il perché stai facendo questo percorso universitario. Tu perché hai iniziato a studiare e lavorare contemporaneamente? Cosa ti ha spinto? Se ti fai questa domanda, in realtà è un po' scavi nel profondo, vai a capire un attimino davvero la motivazione che ti ha spinto, la causa scatenante di tutto questo, vai a capire effettivamente che c'è sicuramente un qualcosa di davvero prezioso che ti ha spinto a farlo. Vuoi perché volevi fare questo regalo ai tuoi genitori, ma non è soltanto questo, è una questione proprio di soddisfazione e di ambizione personali. Sono sicuro che sia così anche per te, come lo è già per tantissimi altri studenti universitari e lavoratori. È proprio una questione di ambizione, di voglia di ottenere di più dalla vita, di voglia di sfondare quella che è il luogo comune per cui gli studenti studiano e lavorano è impossibile, gli studenti lavoratori sono dei fannulloni, dei buoni a nulla. Quindi se anche tu hai questa spinta che ti porti dentro, ma lo hai dimenticato perché attualmente vedi quelle materie e dici: cazzo, io non ce la faccio più, voglio smettere, vai a scavare dentro, ricorda a te stessa il perché hai iniziato questo percorso universitario, quindi la ragione che sta alla base di questa scelta è fondamentale, perché ti seguirà, ti spronerà a dare sempre di più e dare il massimo. Questa è la prima prospettiva che ti voglio offrire, proprio per che ti guiderà in questo percorso. La seconda cosa che è assolutamente importante è che tu devi riflettere sull'opportunità che ci sta dietro la tua laurea. Sai, tendenzialmente quando una persona si laurea accede ad un livello superiore di consapevolezza, accede a nuove opportunità, a nuove circostanze, a nuove persone, anche colleghi universitari della magistrale se magari è finita la triennale, oppure colleghi di lavoro diversi, perché magari proprio grazie alla laurea riuscirai ad accedere a nuove opportunità lavorative. In generale riuscirai a conoscere nuove persone, quindi la tua vita chiuderà tra virgolette un capitolo e ne aprirà assolutamente un altro, anche di più importante se vogliamo. Quindi la seconda cosa è ragionare proprio sull'opportunità, sulle nuove cose che accadranno nella tua vita proprio dopo aver concluso il tuo percorso universitario. Quindi la ragione fondamentale per cui hai iniziato questo percorso universitario da studentessa lavoratrice: secondo, ragiona sulle opportunità, sulle circostanze belle che accadranno nel momento in cui riuscirai a laurearti velocemente con voti alti. Quindi voglio lasciarti con questi due concetti. Primo, vai a cercare, vai a trovare, a scovare, a ricordare a te stessa il motivo vero per cui hai intrapreso questo percorso da studentessa lavoratrice. Due, ragiona sull'opportunità che una volta che ti sarai laureata, insomma, avrai fra le mani e potrai stringere. Detto questo, sicuramente, diciamo, in questo momento ti senti un po' scossa, ti senti un po' turbata, ti capisco, perché essere una studentessa lavoratrice è molto difficile ad oggi, ed è ancora più difficile in Italia un percorso, un sistema universitario che non ti aiuta e non aiuta assolutamente gli studenti universitari lavoratori. Sicuramente
se non sono tesserato autrice, lo sai, se mi hai fatto questa domanda, avrei capito che l'università non aiuta gli studenti lavoratori. Ecco, se è così, allora tu devi sviluppare una mentalità diversa, una mentalità migliore rispetto ad uno studente universitario medio che fa soltanto studio e non lavora. E per fare questo hai bisogno di confrontarti con altri studenti lavoratori che ce l'hanno fatta, come siamo io e Nicola, e quindi accedere ad un programma avanzato pensato proprio per studenti lavoratori. Ti chiederai se questo programma avanzato esiste. In realtà, prima che arrivassimo noi non esisteva nulla di pensato per gli studenti lavoratori, non esisteva nessun programma che fosse pensato proprio per aiutare gli studenti lavoratori. Ma dopo il nostro arrivo c'è, e si chiama Laurearsi Lavorando. Questo programma è un programma online, può essere seguito da qualsiasi studente universitario lavoratore in qualsiasi parte d'Italia, e in tutte le volte che vorrai potrai accedere appunto al programma avanzato, che è formato da delle lezioni, da video lezioni, quindi ci siamo io e Nicola che parliamo e che ti spieghiamo passo passo come riuscire in questo percorso universitario che magari in questo momento ti sembra davvero difficile da portare avanti, e riuscire ovviamente a sfondare quella barriera che ad oggi senti che ti sta opprimendo e che non ti permette di andare avanti e di laurearti velocemente con voti alti. Se vuoi ottenere maggiori informazioni su questo programma online che si chiama Laurearsi Lavorando, puoi cliccare qui sotto, ci sono dei link, tra cui uno in particolare che ti permetterà di accedere alla pagina in cui ti presentiamo il percorso Laurearsi Lavorando e quindi la possibilità che ti diamo proprio di accedere a questo percorso, di far parte dei nostri studenti universitari, lavoratori avanzati, e anche tu riuscire ad affondare le mani all'interno degli strumenti che abbiamo riservato per te. Io ti saluto per oggi, mi raccomando iscriviti a questo canale YouTube se mi guardi da YouTube, oppure segui questa pagina Facebook Laurearsi Lavorando perché è pensata per studenti universitari lavoratori, perché sicuramente divulgheremo nuove informazioni avanzate che ti potranno migliorare la vita. Io per oggi ti saluto e ti auguro una buona giornata. Ciao!